Eccoci qua con un'altra puntata. Nelle scorse puntate abbiamo parlato del Regno di Spagna, dell'Inghilterra e adesso vediamo proprio la situazione della Francia tra il 500 e il 600. Sì, perché questo periodo ha sancito una delle guerre di religione più forti, più cruente, più incredibilmente sanguinose di tutti i tempi, tra protestanti e cattolici, non solo all'interno del popolo, ma proprio anche tra i membri dell'aristocrazia. Quindi cercherò, per quanto ovviamente questi sono riassunti per ripassare, eccetera, poi ovviamente voi fate sempre riferimento al vostro libro, al vostro professore, di riassumervi la situazione tenendo anche in considerazione che forse questa è la parte più complessa della storia del Rinascimento del 500 e del 600, perché ci sono tantissimi nomi uguali e non è proprio così semplice conoscere tutte le varie dinamiche. Su questa parte vi consiglio caldamente un bellissimo documentario di Barbero che c'è su YouTube proprio sulle guerre di religioni in Francia, che secondo me aiuta proprio a comprendere meglio tutti i vari magheggi e tutte le varie situazioni che ci sono state. Ma partiamo da dove eravamo rimasti, dal famoso Francesco I. Vi ricordate Francesco I, che era l'acerrimo nemico di Carlo V? Ecco, Francesco I muore nel 1547. E sale al trono Enrico II, che però muore prematuramente nel 59. E in quella situazione c'è una vera e propria crisi dinastica della dinastia dei Valois, perché all'epoca erano la dinastia dei Valois. E ci sono due famiglie che si contendono il potere all'interno della Francia e che danno noia alla dinastia di Valois. Stiamo parlando di due famiglie molto diverse anche dal punto di vista religioso: una famiglia protestante, che è la famiglia dei Borbone, e la famiglia dei Guisa, che è invece cattolica. Che cosa succede? La vedova di Enrico II, che era Caterina de' Medici, italiana, cerca di mantenere il potere tenendo le redini di tutto quanto e avendo poi tre figli che sono Francesco II, Carlo IX ed Enrico III. Quindi Caterina cerca in qualche modo di tenere le redini del regno, di non sfaldarlo e di cercare di placare il più possibile queste due famiglie che iniziano a cercare di tenere il potere. Che cosa fa? Fa un editto, adesso lo vediamo, un editto che cerca di trovare una via di mezzo, un escamotage per essere tollerante, ma non troppo. Adesso lo vediamo. Ecco, cerca di mantenere il potere, l'abbiamo detto, con l'editto di Saint-Germain nel 1562. Che cosa fa? Dà la libertà di culto agli ugonotti, però con molte restrizioni. Lei è cattolica, regno cattolico, i Valois sono cattolici. Che cosa fa? Dice: ok, diamogli la libertà di culto, però gli do un po' di restrizioni. Questa cosa ha creato un forte malcontento, non solo negli ugonotti, che ovviamente si vedevano una sorta di editto fatto giusto per dare il contentino, ma con tantissime restrizioni, ma anche da parte dei cattolici, perché la presa di posizione dei cattolici era: no, non li accontentiamo in nulla, la Francia deve rimanere cattolica e così deve essere. Che cosa succede? Enrico di Guisa nel 1562 uccide un gruppo di ugonotti. Quindi questa primissima protesta dà il via ad un inizio, ad una serie di guerre che coinvolsero non solo la Francia, ma anche gli altri paesi, perché abbiamo visto che adesso le coalizioni sono belle che fatte, perché abbiamo i cattolici, i pro-cattolici, che sono la Spagna, il papato, e i pro-ugonotti, che sono la Germania luterana, ovviamente, e la Svizzera calvinista. In questa circostanza l'Inghilterra ne rimane fuori.
Ecco, vediamo le varie fasi. Iniziamo con la prima fase, che abbiamo detto la pace di Saint-Germain, dove gli Ugonotti ottengono maggiori diritti e potere anche a corte. Ricordiamoci che dentro, all'interno di queste dinamiche, c'era questo ammiraglio, che era un ammiraglio molto importante, che era entrato nelle grazie del re Carlo IX, che era Gaspard de Coligny. Che cosa succede? Ad un certo punto Caterina de' Medici cerca di fare quello che hanno fatto in tantissimi, lo abbiamo già visto nella storia, nelle varie playlist di storia, cerca di trovare un compromesso con un matrimonio strategico tra cattolici e protestanti. Quindi prende sua figlia, che è la figlia appunto di Caterina de' Medici, che è Margherita di Valois, e la fa sposare con Enrico di Borbone, che era re di Navarra. I Borbone erano Ugonotti, tra l'altro proprio Enrico era il capo degli Ugonotti. Ma cosa succede? Durante le nozze, lei, Caterina de' Medici, tutta convinta, dico: faccio questo matrimonio così almeno non ci sono tante rivolte, anche perché teniamo in considerazione che è vero che Caterina de' Medici era cattolica, ma se lei voleva la pace, la stabilità all'interno del suo regno, perché se ci fossero state delle guerre si sarebbe indebolito il suo regno, si sarebbe indebolito il suo potere. Quindi questo matrimonio lei l'aveva fatto per cercare di sedare queste rivolte, queste guerre intestine tra protestanti e i famosi ugonotti francesi e cattolici. Cosa succede però durante la notte di nozze tra il 23 e il 24 agosto del 1572 c'è una strage di Ugonotte per mano dei cattolici, che è la famosa strage di San Bartolomeo, dove morirono tantissimi Ugonotti, tra cui anche l'ammiraglio Coligny. E qua inizia proprio, si scatena una battaglia di religione molto sanguinosa, tra l'altro fatta nella notte di nozze come simbologia, è una cosa molto, è stata una strage molto, molto forte. Vediamo la terza fase. Succede che Carlo IX muore nel 1574 e lì succede il fratello Enrico III di Valois, che non aveva figli maschi. Quindi a contendersi il trono ci sono tre Enrichi, infatti si parla di guerra degli Enrichi. Vi avevo detto all'inizio della puntata che sarebbe stato difficile riuscire a ricordarsi i nomi. Eh sì, perché qua abbiamo tre Enrichi. Abbiamo Enrico di Guisa, cattolico, Enrico di Borbone, ugonotto, che era il marito di Margherita, figlia di Caterina de' Medici, e poi abbiamo il fratello di Carlo III, che è Enrico III di Valois. Quindi Enrico III di Valois, che era il re e che non aveva figli maschi, Enrico di Guisa cattolico, Enrico di Borbone ugonotto. E c'è questa guerra dei tre Enrichi. Ve la faccio breve, poi dopo voi vi guardate le slide. Enrico di Guisa viene ucciso per mano di Enrico III, Enrico III viene ucciso da un fanatico monaco e rimane soltanto, tra i tre Enrichi, rimane soltanto Enrico di Borbone ugonotto, marito di Margherita di Valois, quindi la figlia di Caterina de' Medici. Questo probabilmente ve lo dovrete un po' ripetere più volte per ricordarvi un po' questa guerra dei tre Enrichi. Passiamo quindi alla quarta fase. Abbiamo Enrico di Borbone, ugonotto, tra l'altro è il capo degli ugonotti. Che cosa fa? Lui decide di convertirsi al cattolicesimo, che uno dice: ma come? Scusami. Cioè, decidi di convertirti al cattolicesimo dopo che hai fatto ferro e fuoco ed eri anche a capo degli Ugonotti? Eh sì, perché la maggior parte della popolazione di Parigi era cattolica e quindi preferisce, per poter avere il potere, per poter salire al potere. Quindi vediamo che delle volte queste guerre di religione trovano il tempo che trovano, nel senso che poi ci sono dietro questioni economiche, politiche e via dicendo. Lui sale al trono con Enrico IV e ristabilisce il cattolicesimo nel regno. E pone fine, quindi viene promulgato da Enrico di Borbone il famoso editto di Nantes del 1598, dove viene data la libertà di culto agli Ugonotti, tranne che a Parigi. Parigi, dove stava il re, doveva essere cattolica.
Vengono date pari dignità civili e politiche e la possibilità anche agli ugonotti di ricoprire cariche pubbliche. E poi viene sancita l'esistenza di queste 142 piazze forti, che sono dei luoghi di rifugio per gli ugonotti sparpagliate in giro per la Francia. Ma quindi abbiamo detto c'è una pace dell'editto di Nantes nel 1598, viene ripresa l'economia, c'è una ripresa dell'economia, dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, un rafforzamento della monarchia. Adesso vedremo che la Francia dal regno di Enrico IV, che è Enrico di Borbone, ricordiamocelo, inizia a una fase in cui l'assolutismo piano piano diventa sempre, sempre, sempre più forte, ad arrivare al famoso Re Sole che vedremo a breve. C'è un rafforzamento quindi della monarchia con la legge 1604 ed Enrico IV poi ad un certo punto viene ucciso da un cattolico fanatico, tra l'altro, nel 1610, lasciando come erede il figlio Luigi XIII, ancora molto piccolo. Quindi Maria de' Medici, che era la moglie, decide di fa la reggente fino a che il figlio non sarebbe diventato più grande. Tra l'altro cattolica italiana non ben voluta in Francia, quindi adesso poi vedremo che cosa succede. Veniamo proprio adesso al regno di Luigi XIII, salito al potere, fece allontanare la madre da Parigi, che era scomoda, e uccide il suo fidato consigliere Concino Concini, scegliendo come primo ministro il famosissimo cardinal di Richelieu, che tra l'altro, so che tutti quanti lo chiamano cardinale Richelieu, pensando che Richelieu sia il suo vero nome. In realtà non è il suo vero nome, ma è il luogo dove era il cardinale, però ormai tutti quanti lo chiamano cardinale Richelieu. Governarono insieme per circa 20 anni, trasformando la monarchia francese in una monarchia assoluta, e lo vedremo poi con il Re Sole. Quindi un accentramento del potere, il re fondamentale, il cardinale, gli intendenti lo aiutano, però il re viene, è tutto accentrato sul re. Quindi l'assolutismo porta ad una però ripresa degli scontri tra cattolici e protestanti, con una risposta repressiva di Richelieu, che cosa fa? Revoca l'editto di Nantes, quindi la libertà di culto, proprio perché vuole controllare tutto. Poi ci sono anche delle mire espansionistiche con l'annessione dell'Alsazia e della Lorena, che vedremo nella lezione sulla guerra di 30 anni. Benissimo, io ti aspetto nelle prossime puntate, ti invito come sempre ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella per le notifiche. E poi ti aspetto sugli altri miei canali social. A presto!